Bentrovati anche per la pagina sportiva del TG Noi che come promesso apriamo con la Lucchese, oggi impegnata a Pistoia nella prima gara della Pool Scudetto, alla fine 1-0-0, positivo per i rossoneri. Vediamo il servizio. Una settimana fa la Lucchese festeggiava a Correggio la vittoria del campionato di Serie D e il ritorno in C, ma Pagliuca, oggi squalificato, ha sempre fame e per la gara sul campo della Pistoiese, primo atto della Pool Scudetto, spiazza tutti e schiera la miglior formazione possibile affidandosi ai titolarissimi. Unica eccezione Chianese e Tarantino che parte dalla panchina dove a dare indicazioni c'è Stefano Fracassi. Sulle tribune anche un bel gruppo di tifosi rossoneri, almeno 300, gasatissimi dopo lo storico 4 maggio. La prima mezza emozione arriva dopo 12 minuti di studio, Nolè serve Calcagni che ci prova dalla distanza, alto. È comunque la Pistoiese a fare la partita con i rossoneri che cercano di non concedere spazi affidandosi alle conclusioni da fuori. Al 20° è Gialdini a sparare verso la porta, difesa da Sambo, ma la palla finisce altissima. Un minuto e l'occasione buona capita sui piedi di Gambadori, anche lui però spara alto. La mira non è il forte dei giocatori in questa domenica piuttosto calda. Al 24° la buona occasione capitata sui piedi di Peluso finisce sopra la traversa. Pochi secondi e la Lucchese potrebbe passare in vantaggio. Bel cross di Calcagni dalla destra, Rajcevic manca l'impatto di un nulla. Al 31° rossoneri per la prima volta pericolosi in contropiede, Caboni di testa non c'entra la porta. Si va al secondo tempo, Tarantino inizia a scaldarsi, in una gara piuttosto bloccata potrebbe essere la sua tecnica l'arma in più per la Lucchese e l'attaccante entra in campo al posto di Gialdini al 12°. Al 16° è però la Pistoiese a rendersi pericolosa con Bigoni, ma Casapieri è attento e blocca. Nell'intervento il portiere rossonero rimane a terra e si rialza dopo un po' dolorante alla schiena. Al 18° Lucchese vicinissima al gol con un colpo di testa di Rajcevic di poco alto sul cross di Tarantino. A 6 minuti dalla fine, brivido per i rossoneri per un tiro degli arancioni dal limite che subisce una deviazione e si perde di poco sul fondo. L'ultimissima emozione però è firmata Tarantino, calcio di punizione del fantasista, la palla rimbalza nei pressi della linea di porta e poi viene allontanata. Finisce 0-0 allo stadio Melani di Pistoia, per la Lucchese tutto sommato va bene così, anche se è apparsa molto più ordinata e pericolosa. La squadra di Pagliuca ritornerà in campo domenica 25 maggio al Porto Elisa contro l'Ancona. Il Viareggio nell'allenamento congiunto che si è svolto allo stadio dei Pini, i bianconeri di mister Lucarelli hanno superato 2-1 la Primavera del Livorno con reti di Gerevini e Matteini. Mercoledì pomeriggio allenamento con la Primavera della Fiorentina. Nessuna novità ad oggi riguardo l'aspetto societario. Martedì sera ospite a Bianconero avremo il vice allenatore Alessandro Conticchio. Una notizia che arriva dal calcio dilettanti, la finale playoff di prima categoria, il Pieve Fosciana è stato battuto 3-1 dal Vallicisa, dunque Pieve Fosciana che deve dire addio ai sogni promozione. Parliamo di atletica, di podismo, risultato storico davvero importante per il gruppo sportivo Orecchiella a Trento nei campionati italiani di corsa in montagna. La squadra cadetti ha conquistato il titolo tricolore. La formazione, allenata da Massimo Casci, era composta da Manuel Franchi, Melaco Lucchesi, Girma Castelli e Cristian Biagioni. I ragazzi che vediamo in questa foto che si erano già laureati qualche giorno fa anche campioni toscani. Adesso l'hockey, l'Alimak Forte dei Marmi, sconfitto dal Bassano nella gara 2 della semifinale Scudetto. Il Forte dei Marmi perde il primo matchball casalingo per volare alla finale Scudetto, facendosi battere 7-6 dal Bassano al termine di una partita dalle mille emozioni. A decidere la sfida, riportando in pareggio la serie, è stato un golden goal di Garzia, autentico mattatore della serata, autore di un preziosissimo poker. Ancora una volta è la difesa a tradire il Forte dei Marmi, andato subito in doppio vantaggio, ma tenuto comunque in partita da un Bassano costretto a inseguire per tutto il primo tempo, chiuso sul 3-3. Nella ripresa gli ospiti hanno sfruttato al meglio le occasioni capitate, andando in doppio vantaggio sul 5-3 a 10 minuti dalla fine. La paura di perdere ha però scosso i padroni di casa, che hanno ribaltato il risultato in appena 5 minuti, andando avanti sul 6-5.
Il decimo fallo del Forte dei Marmi ha però portato sul dischetto l'ex di turno Jimenez, che ha siglato la sua seconda rete personale e mandato le squadre supplementari. Nell'overtime, dopo un palo colpito dal Forte, è arrivato il gol di Garcia, che ha regalato la vittoria al Bassano e che porta la serie a gara 3. Le due squadre saranno di nuovo di fronte martedì alle 20.45, sempre al Palaforte, in una partita senza appello. Chi vince affronta il Valdagno nella finale scudetto. La pallavolo si è concluso con un'altra vittoria allo strepitoso campionato di Serie D del Lucca Volley, promosso con largo anticipo in C. Le lucchesi hanno battuto tra le mura amiche il Quarrata per 3-0. Questo successo porta il bilancio stagionale a 26 gare vinte su 26 disputate. Uno solo è punto perso in una partita che si era messa male all'inizio ma subito ripresa. Davvero complimenti a questo Lucca Volley dei record. Chiudiamo con una notizia di tennis: la sconfitta per Corinna Dentoni al primo turno di qualificazione dei BNL internazionali d'Italia di tennis. A Roma la versiliese è stata sconfitta in due set dalla svizzera Vögel, 6-1-6-3 il punteggio, con la Dentoni che aveva cominciato bene conquistando il primo punto del match, strappando il servizio alla rivale, poi è crollata senza riuscire a risalire la corrente. Questa era l'ultima notizia della pagina sportiva, pubblicità e poi ancora insieme per la terza parte del TG Noi.